Mister, oggi sconfitta pesante in casa, ma a fine partita nei spogliatoi vi siete detti poi qualcosa? No, per quanto mi riguarda no, so che i ragazzi sono chiusi, hanno parlato fra di loro, non so cosa si siano potuti dire. Come mai oggi Metanne non è sceso per niente in campo? Ma perché il Molfetta è stato più forte di noi, il Molfetta era più preparato a questa partita e sicuramente ci ha messo in grandissima difficoltà, noi eravamo non preparati a giocare questo tipo di partita, siamo alla fine di un campionato durissimo, soprattutto per quelli che stanno sotto, e bisogna arrivarci con un altro tipo di mentalità, penso io. I numeri dicono in queste ultime 6 partite 3 sconfitte e 3 pareggi. Rispetto a domenica, con i Bitonto, il Metanne ha fatto un passo indietro oggi. Ma guarda, tutti fine partita, pure i ragazzi dicevano non c'è stato questo, non c'è stato. Io, per esempio, 7 giorni fa a Bitonto abbiamo tirato fuori con le unghie un pareggio da Bitonto e tutti ci siamo esaltati del carattere che avesse questa squadra. Perciò è inspiegabile oggi, più che il fatto che abbiamo perso, come stava dicendo qualcuno, il carattere. Se l'abbiamo perso oggi, l'avremmo anche perso giovedì, domenica scorsa a Bitonto. Per me, come al solito, tutte le responsabilità sono mie e me le prendo. Sicuramente avrò sbagliato qualcosa nella preparazione psicologica dell'incontro. Sicuramente, sicuramente. Perciò credo che ci sia poco da rimproverare ai ragazzi. Penso che abbia sbagliato qualcosa durante la settimana, non li abbia preparati bene mentalmente. Dopo questa sconfitta, la salvezza diretta sembra ormai difficile. Bisogna concentrarsi sui play-out, magari da farli in casa. No, ma era difficile anche con la vittoria, è difficile salvarsi direttamente perché devi mettere sotto 4-5 squadre. Il problema è che noi durante la settimana facciamo i conti sulle sconfitte degli altri. Questo è il problema secondo me più grosso che abbiamo avuto. E poi ci si ritrova che devi fare la tua partita, non la fai bene, perciò credo che ci dobbiamo concentrare su queste ultime 3 gare come ho detto l'altra volta che erano 4, ora sono 3, fare più punti possibile e vedere quello che è successo, se lo devi fare in casa, se lo devi fare fuori casa, sto playout, vediamo come andrà a finire. Mister Iannacu, il Molfetta vince 3-0 a Mesanne, seconda vittoria consecutiva, ma soprattutto una vittoria che significa permanenza in eccellenza. Sì, oggi era importante fare punti, è un periodo che stiamo giocando bene, quindi non ero preoccupato. Abbiamo fatto un'ottima partita, penso abbiamo vinto meritatamente. E niente, ora affrontiamo queste 3 partite con una serenità interiore maggiore e cerchiamo di fare più punti possibili fino alla fine del campionato. Cosa le è piaciuto oggi della sua squadra? Ma l'approccio perché venivamo da una buona gara fatta in casa, essendo una squadra giovane, quest'anno abbiamo peccato in continuità, quindi mi è piaciuto l'approccio dei ragazzi e poi comunque è stata una partita, una volta andata in vantaggio su 2-0, in discesa per noi. Siete stati anche agevolati dal non atteggiamento del Mesanne di non scendere proprio in campo, mentalmente oggi Mesanne non c'era. Sì, sinceramente mi aspettavo qualcosina in più da parte degli avversari, però sono partite delicate, a fine anno mi sa pure che gli mancavano giocatori importanti. Noi guardiamo in casa nostra, abbiamo fatto una buona gara e va bene così. Soddisfatto comunque di questo campionato? Ma sinceramente sì, eravamo partiti per altri obiettivi, però la nostra è una squadra giovane, dietro si sono rinforzati tutti, noi abbiamo tenuto più o meno la stessa squadra, abbiamo avuto tanti problemi con infortuni vari, quindi penso che una salvezza tranquilla in questo campionato sia un buon risultato.